Buongiorno mondo e buongiorno pazzi. Sì, sono tornata, sono ancora qua, non sono morta, Sono qui. Faccio questo video per una persona che mi ha detto Priscatorn. Non so se tornerò come prima, perché sinceramente non lo so. So che ho un video da portarvi e quando ne avrò voglia e avrò l'umore di farlo, lo farò. Ce l'ho già qua tutto in testa, devo solo registrarlo. Volevo parlare di che cosa? Di cosa potremmo parlare? Di amicizia? Eh sì, l'amicizia, l'amicizia. Tante volte si pensa che una persona o delle persone, specialmente in gioventù, possano essere degli amici. Però poi c'è una vocina dentro che ci dice, almeno a me, Prisca, non fidarti di questo o di quello. Però cavolo, fin quando non ci picchiamo la testa, non siamo contenti. Per poi renderci conto che la nostra prima intuizione, che è quella dell'inconscio, che ci ha detto non fidarti, aveva ragione. Cavolo se ci aveva ragione. Però com'è ragazzi? Oramai noi se non ci picchiamo la testa non siamo contenti. E questa è la vita. Come anche, cacchio, è giusto nella vita arrabbiarsi perché non sempre tutto va bene. Vuoi la famiglia, la salute, qualsiasi cosa. Sarei un ipocrita a dire, tutto è ok, tutto va bene, perché non è così. Ah, io faccio questo video in questo momento perché c'è stata una persona, forse l'ho detto prima, che mi ha detto torna. E questo video vuole un po' dire che alla fine, per quante cose ci possano succedere, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto. Perché la vita ci metterà sempre davanti a problematiche che dovremo superare. Però pensate anche che vita monotona se tutto fosse. Invece la vita ci butta delle sfide. E noi dobbiamo superare questi ostacoli. Noi ci lamentiamo di tutto, senza però pensare a essere contenti di quello che abbiamo. Perché dovremmo pensare più che c'è gente che ha ancora meno di noi. Ed è questa una cosa veramente brutta. Noi siamo qui nelle nostre belle case, anche piccole. Però c'è un detto che dice che per piccina che tu sia, sei sempre casa mia. O qualcosa del genere. C'è gente che non ha neanche una casa. C'è gente che ha delle malattie incurabili e magari noi ci lamentiamo per magari un nulla. Quindi fin quando stiamo bene fisicamente, cerchiamo di superare i problemi. Non è facile, io lo so bene, perché anch'io ho i miei problemi di salute, e anche altri. Però sto cercando di capire, a parte come funziona un po' la nostra mente, e questo è un altro discorso, però sto cercando di capire quanto, di guardare il bicchiere mezzo pieno. Perché c'è gente che sta peggio. Noi ci fermiamo a guardare qui i nostri bimbi con gli iPhone in mano, con gli iPad,
con i computer, hanno tutto e più di tutto, ma non è mai abbastanza perché l'ego, che fa parte della nostra vita ed è giusto che ci sia perché ci protegge, dall'altra parte è un po' distruttivo questo ego, voler avere sempre le scarpe le più costose, i pantaloni più costosi di marca, cosa servono tutte queste cose? Perché alla fine sì, ti sei fatto vedere dall'amico, parlo per i giovani più che altro, quando magari con, che ne so, 100 euro ti vesti tutto, ma no, no, non si ha mai, noi dobbiamo avere la cintura della Louis Vuitton o non so poi che cosa. Però dall'altra parte del mondo ci sono bambini che a 5-6 anni, forse anche prima, lavorano e non hanno una gioventù, una vita normale come la vediamo noi, perché la televisione ci fa vedere solo quello che vogliono farci vedere. Tanto diciamo, ma non è un nostro problema, perché ognuno tende a guardare a casa sua, oppure l'erba del vicino che è sempre più verde. Eh sì, questa è un po' una tristezza, però vabbè, lasciamo perdere. A me non piacciono i buonisti, eh? Ah no. I buonisti mi stanno proprio qua, perché a me piacciono le persone di sostanza, le persone che se ti devono dire vai a quel paese, te lo dicono e ci si confronta. Non dovete pensare perché io parlo così, ma ognuno può farsi il pensiero che vuole alla fine. Comunque un'altra cosa, il mio canale è piccolino e non ambisce a niente, ma io sono così contenta quando vedo qualche messaggio di qualcuno di voi che mi risponde dialogando. Non voglio star qua a far nomi perché poi magari mi dimentico di qualcuno e non è bello. Vi ringrazio. Anche tante volte nel confronto che c'è o mi chiedete determinate cose che magari io non so rispondere. E questo mi sprona ancora di più ad andare a guardare, a leggere le cose che mi interessano. Niente, dai ragazzi, vi ho già stufato abbastanza. Sono contenta di aver fatto questo video. E grazie a te che mi hai detto torna. Io vi mando un grandissimo bacio. Ho un video da registrare. E quando sarò mentalmente pronta ve lo registrerò. Un bacio a tutti e buongiorno mondo e buongiorno pazzi.